Guarda qua che sta d'eccezione che abbiamo. Sì, guarda adesso. Guarda che Cesara che abbiamo. Guarda sì. Che Nelsa. Ma Nelsa. No. È rimasto. Sì, è rimasto. È la mia maestra dell'elementare. Però c'è da dire che Nelsa ha delle belle labbra. Sì, come le mie. Ma le tue sono sottili, sono due sottili. Adesso sarà. Ragazzi, allora, questo dimostra che dovete stare al naturale, cioè tutto questo trucco non rende, cioè su Nelson si ho capito, ma la ragazza non si trucca in questa maniera. Ma qua guarda che io ho visto delle ragazze che con il come si chiama la terra? Mi si chiama la terra? Terra. Fango. Con il fango, esatto. Quando te metti il fango fondotinta. Il fango fondotinta. Quando te metti il fango fondotinta sul brufolo, il brufolo si vede tre volte di più. Ma io ho detto fango a caso. Ma avete sta roba in faccia. Vai, struccatevi, tanto è tutto backstage. Ma scusa, ma non avevate salviette struccanti? Ah, io no, io soltanto quello. Ecco, il problema del backstage, non sappiamo truccarci, non sappiamo struccarci. Questo antilughe, non è uno struccante. Infatti non è struccante. No, è uno struccante. Raga, però... Ma poi non ce n'è dentro, Nick. Ce n'è, sì. Ma c'è scritto latte antilughe. Ragazzi, ah ok, latte. Pic ha portato la crema solare al posto dello struccante. Ma che cosa dici? Dai, Nicolas, la crema solare no. No, devi metterlo sui... Cotonnelli abbiamo? Non li abbiamo, vabbè, c'è la carta. Io pensavo portasse le serviette. Non le ho, le Ah ragazzi, allora, però questa è disorganizzazione, Nicolas. Sì, io non è che mi trucco tutti i giorni, mi truccherò qualche volta al mese e quelle volte al mese uso questo con del cotton fioc. Beh, tu Nicolas, quando vai a mangiare giapponese però ti trucchi, certo. Perché ti piace far bella figura. Io faccio la cameriera giapponese. Col sushi, ti piace il sushi? Consiglio per le ragazze, gusti di tondo, solo mascara. Sono d'accordo. Solo un po' di mascara, accennato, se proprio è una serata elegante, un po' di rossetto, ma basta, solo mascara. A proposito del trucco, no? Cioè, non truccatevi troppo e soprattutto non truccatevi quando andate in palestra. Perché le palestre sono infestate da tipe truccate. Ma soprattutto si scioglie. Ma poi, scusa, io mi chiedo sempre, no? Va bene che dici, vabbè, voglio apparire bene anche in palestra, ok? È un discorso opinabile, ma vabbè. Esatto. Però come fai quando sudi se c'hai il fondotinta a non sentire del fastidio? Bravo. Cioè, cola tutto, fa schifo da vedere. È come, scusa, io c'è stato un periodo che mi mettevo molto spesso il gel nei capelli. Mm-hmm. E poi magari andavo in palestra ed era una roba che odiavo. Cioè, a volte mi lavavo i capelli prima perché col sudore il gel è una roba. Io quando vedo quelle. Cazzo, come fai ad avere il trucco, il fondotinta in palestra? Ma struccati prima, oppure mettitelo dopo, no? Ora l'ho struccato. No, Cesarina. Cesare, secondo me da ora in poi si truccherà in palestra. Ma non lo so, guarda che secondo me Nelson ha preso un po' l'abitudine del trucco. Guarda che gli è piaciuto, un po' sotto. Ma sotto. Scusate, sì, sono divertente. Ma sono idrorepellenti questi? No. Allora, se ci cacciamo la faccia sotto l'acqua, va bene. O no? Fa più male, secondo me. Boh, devi darti lo struccante. No, non assai. Ma stai peggiorando tantissimo. Non so cosa fare, però in realtà è figo. Sembra tipo un tossico. Sembra uno sicario di Joker. Poi diciamo, dai, i trucchi rovinano un po' la pelle. Ma sì. E andate a dormire struccate, ragazzi. Beh, non truccate. C'è chi va a dormire truccato. Sì. Ragazzi, vanno quelli ubriachi. No, ragazzi, se non lo sbatto di struccato. Con il ragazzo truccato, te lo assicuro. Tipo le tue ragazze, tutte? Zero. No, però. Non è che ne ho tre di ragazzi. Ragazze, a noi piacete al naturale. Sono d'accordo. Cioè, ci piacete per come siete. Poi, questo non significa che in certe situazioni non vi dovete truccare, perché è bello mettersi un po' in tiro, però non serve che quotidianamente vi riempite la pelle di roba anche chimica. Siete un bel messaggio questo, dai. No, è vero, sì, cioè, è bello essere al naturale, no? Non serve falsificarsi, soprattutto a livello esteriore. Quindi sì, truccatevi, non troppo, e quando serve, quando c'è la serata giusta e l'occasione giusta. Anche perché, dico, per tutte le ragazze che si truccano troppo, prima o poi vi si scopre, cioè prima o poi dovrete fare. Si vede, esatto. Comunque. Cioè, si vede. Si nota, e soprattutto, ecco, tipo, quando il fondotinta, non abusatene, perché quando vedi veramente quei volti che sembrano... State naturali, non siete belle se vi truccate tanto, state come siete, naturali. Genuine, pure.
Però ragazzi, ammetto che la sensazione del pennello sopra la pelle è bellissima. Ma questo infatti, lo posso capire. Forse... Senti, senti, del... rilassa tantissimo. No, 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 spero. No, no, ma non ce n'è più, È contaminato. Io ho paura. Senti? No, non ne voglio questa cosa. Ma, no. Ma senti? No, no, ma no, dai! Aspetta, voglio chiedere un parere a Frank sul trucco. Frank. Che è lì che sta sistemando un video che deve uscire tra poco. Frank, intanto ti faccio una domanda. Aspetta. Vorremmo un tuo parere a proposito delle ragazze truccate o in generale che del mondo dei cosmetici. Basta, nature. Sì, anche tu? Sì, anche quindi voi. Bravo, sì, anch'io. Bravo. Cioè, io stavo giusto basta truccare. Stavo giusto dicendo che bisogna essere natural. Sì, super natural, che poi no, no, dai, che schifo. Sì. Senti Frank, super natural. Allora, completamente, totalmente. Totalmente. Ammetto però che l'eyeliner è figo. No, è vero. No, ma certe cose sì, certe cose però senza esagerare, però capito? Esatto, poco, perché poi è brutto. Devo dire che alla fine, secondo me, lo struccato in una ragazza piace, perché è una cosa che alla fine vedono in pochi, e quindi comunque vedere una ragazza struccata può piacere anche perché comunque è difficile vederla struccata. No, dai, non puoi metterla sotto questo punto di vista. Però se ci pensi, è vero, tu quando è che vedi una ragazza struccata? Vedi la tua ragazza? Aspetta, aspetta, aspetta. Cosa è successo? Continua a perdere acqua con il fondotinta. Ma che schifo. Ma stai male? Ho pure la fessa aperta. Oddio, ma sembra che hai fatto serata. Facci vedere, facci vedere. Sei diventato una rockstar. Sei tipo uno post concerto. Sei il chitarrista dei Kiss. Che poi ragazzi, abbiamo fatto tutta questa critica sulle ragazze, però c'è da dire che anche i ragazzi non si truccano, ma usano lo stratagemma della barba, che è una sorta di trucco, perché senza barba faremo cagare. Infatti qua l'unico onesto della valle è Dario e Nelson, che se la tolgono e sono comunque accettabili. Ma perché poi io me la tolgo anche perché non è barba la mia, cioè vengono i peletti da capretta, quindi... Io se me la togliessi sarei abbastanza cesso, lo ammetto. Quindi in realtà anche i maschi usano dei trucchi. Però dai, almeno è naturale la barba. Sì, è naturale, però... Ragazzi, fatemi credere, la barba è accettabile. Quando Tondo non aveva la barba pensavo che fosse russo, perché aveva i capelli cortissimi, biondini e niente barba. Pensavo fosse russo, Tondo. Vero. Hai conosciuto quest'estate uno che un maschio che si truccava? Ma chi? Te lo ricordi? Ah, è vero, sì. Sì. Perché quei ragazzi un po' tipo metallari che ascoltano musica rock un po' si danno del eyeliner intorno agli occhi. Che non è malvagio. Ma è vero, la strategia della barba nei maschi va molto. La strategia della barba funziona, è un po' un trucco. Però è natural, quindi tutto ciò che è naturale. Quindi ragazzi, se vi cresce la barba, tenetela, quella è accettata. No, io la taglio perché è brutto. Ragazze con la barba, scrivetemi. Ragazze, fatemi crescere la barba. I baffettini. Anziché mettermi il fondotinta, ragazze, fatevi crescere la barba. Commentate qua sotto se siete d'accordo. Mettete un bel mi piace al video che se fa siete bene. A favore della naturalezza. Perché come vedete, viva siamo naturali. Quindi premiate la naturalezza. E passate un felice anno nuovo e un buon Natale insieme ai vostri parenti. Al prossimo backstage. Posso dire una cosa prima di chiudere? Dilla! No? E basta con i push up. Avete rotto i coglioni. Aspetta, bravo, è importante. Semplicemente, se poteste evitare di usare i push up, perché poi uno si fa brutte. È colpa della società che vi impone di usarli. Siete ribelli, niente push up. Anzi, niente reggiseno. Così. Ciao.